Amori miei, oggi è la vera partita. Oggi è la prova non del 9, non del 10, ma dell'11. Oggi bisogna vedere se tutto questo hype del derby, tutto questo aver capito da parte di Fonseca qual è la direzione da prendere, verrà messo in atto oppure no. È vero, è Lecce, non è l'avversario più forte che potremmo contare, anche perché quello più forte l'abbiamo battuto. Però dato che partite come Parma e Torino, partite che sulla carta avevamo il dovere di vincere, sono state una persa, una pareggiata, quella con Venezia è stata vinta, quindi diciamo che la media per ora è 1-3. Vediamo se la squadra ha trovato la quadra che almeno noi tifosi ci stiamo aspettando, perché quello stiamo aspettando, ragazzi. Oggi il nostro cantante sexy man Fonseca ha la sua grande occasione per far vedere di che passo è fatto. E poi, con tutta l'onestà di questo mondo, io è un anno e mezzo che ho ragione su Pioli. Fino al suo esonero ci sono andato giù pesante, perché sapevo che tipo di allenatore era. Fatemi provare l'ebbrezza di sbagliarmi una volta. Voglio anche ringraziare il mega pubblico di TikTok, che dopo che mi hanno chiuso il profilo ne ho creato uno nuovo, e col derby ce l'ho fatta, diciamo, a ripartire alla grande. Speriamo non chiudano nient'altro. E adesso testa alta fino a fine campionato, sti cazzi. Poi ovviamente mercoledì c'è la Champions League, voi ci arrivaste il più riposati possibile. A me schifo non farebbe, ecco. Anna, quanto è burino Totti. Oh, la passione di Caccio. Oh, la passione di Caccio. Chi è che si è fatto pelato? Morata. Ma perché? Higuain, quando si è fatto pelato, è diventato una pippa. Quindi allora, beh, devo essere onesto, Rebic sul finale di campionato 22-23 sono arrivato a odiarlo. Però se guardiamo il totale, non verrà mai dimenticato Rebic dal Milano. Milano sponda giusta, ecco. A differenza di Rebic, Origi l'ho sempre odiato. Ecco, mettiamo, facciamo un confronto quasi alla pari. Si inizia. Iniziata Milan Lecce. E già subito ci ammazzano qualcuno. Bravo Tomori, madonna che cazzo di recupero ha fatto. Dorgu sinistro. Primo tiro è del Lecce, per niente pericoloso però. Sempre magari buttare un occhio, ecco. Paolo Fonseca, vedi di vincere stasera. Cioè, mi volete dire che il Cagliari nelle prime 5 giornate, la squadra che ha tirato di più, ha fatto 85 tiri e sono tipo penultimi? Sarola. Rebic. Destro di Krstović, deve toccare in calcio d'angolo Maignan. È partito meglio il Lecce. Cioè, a livello di decisione di destra. Ragazzi, questa è la prova dell'11. Reinders disegna calcio. Dispiace dirlo, ma è vero. Fofana, sì, vabbè, zio. Ok, tutto però. Ragazzi, è vero che sono passati 19 minuti? Adesso, posso dire che stiamo un po' scherzando col fuoco? Non lo so, magari poi mi sbaglio, però pare che stiamo giocando un po' col fuoco. Nuovo meme su Leo in arrivo che sputa e gli rimane la bava attaccata alla bocca. Preparatevi, un nuovo meme in arrivo. Leao. Qua c'è un fallo sul portiere. Sta per fare gol Abraham, però c'è una carica sul portiere pazzesca. Ai 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 ai. Hanno cucito da basso Gallo Maignan. Stiamo scherzando col fuoco. Stiamo scherzando col fuoco, ragazzi. Andata bene che ha tirato Gallo. Con tutto rispetto, ma ha tirato Gallo. Qua devi trovare l'1-0 di culo. Questi si devono alzare in un modo o nell'altro. Leao, ma che madonna, ragazzi. Manco se gli tirano la palla addosso quegli altri. Mica l'ha stoppata lui. Lui è prezioso, non la stoppa. Purtroppo, ragazzi, con le squadre che si chiudono c'è da avere pazienza. Non c'è cazzi. E o trovi il gol subito, tipo contro il Venezia, allora la situazione potrebbe mettersi assai in discesa. Se sei bravo a difenderlo, ovviamente. Altrimenti devi martellare. Poi, per carità, stiamo crescendo, perché stiamo crescendo. L'importante è che stiamo crescendo. Ovviamente non è che con un derby vinto possiamo ribaltare la situazione, però possiamo metterla in un binario di progressiva, sebbene lenta, crescita. Anche se comunque i nostri rischi, come sempre, ce li siamo presi. Sempre a rientrare, sempre più pericoloso e profondo. Hanno tirato in porta. Dobbiamo fare di più.
Leao, ce la fai saltare un uomo? Ok, basta, t'han fatto fallo, giallo per Baschirotto. Dai, l'hai spinto, fratello, dai. Ma l'hai spinto via. È qui che il Milan non riesce a dare la frustata di ritmo. Si affida ora... Non si era capito. Leao, c'è un fallo. Che mette il corpo, fa ostruzione, calcio di punizione. Calcio di punizione Pulisic. Hernandez. Morbido sul primo! Ha trovato la deviazione! Innamorato! Sempre di più! Innamorato! Sempre di più! Morata! Morata! Beh, era anche l'ora, ragazzi. Stavamo scherzando col fuoco. Però era anche l'ora. Ecco un cazzo di gol, eh. Poi assist Hernandez, c'è il fantacalcio e c'ho pure Morata. Wow! Wow! Wow, bello sì il gol di Morata che entra così proprio spaccare i culi. Ora non mi dire che è un autogol perché bestemmio l'ira di Dio. No, no, questo è il gol di Morata tutta la vita, ragazzi. Traversa, gol. Innamorato, sempre di più. Morata, andiamo, forza, andiamo, 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 andiamo. Leao. Corre Teo Hernandez a proposito. Hernandez! E sono due! Colpo di fulmine! Hernandez! Così bisogna giocare con le squadre piccole! Portare la cazzo di pazienza! E poi colpire! Portare la cazzo di pazienza! Hernandez 2-0! E questo è il gol di Teo Hernandez! Cioè, ognuno ha il suo stile, no? Come Del Piero aveva il tiro a giro. Teo Hernandez ha questo gol qui sul primo palo, qui lo devi fregare per forza sul primo palo. Capito Abram che a Sommer a cercare il secondo palo l'è mandata rimessa laterale, capito Abram? Hernandez, 41esimo, 2-0, così, così bisogna giocare con le piccole, così. No bullshit, così. Quel lato che quando decide di giocare ad alta velocità mette in crisi. Attenzione Morata, 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 c'è Abram, Morata. Dammi palo! Ma c'è proprio i piedi fucilati, zio. Emerson Royale. Abram ancora, Falcone! Christian Pulisic 3-0. Christian Capitan America. Pa ba 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 ba. Pa, pa, pa. 3-0, andiamo così. Stavo ancora segnando il gol di prima. C'è qualche morto a terra, attenzione. 39, 41 e 43 li abbiamo praticamente annullati. E comunque Pulisic 5 gol in 5 partite. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Tutto buono. 3-0. Venezia parte 2. E qua io voglio punzecchiare le vedove di Pioli. Qua proprio voglio il ditino nella piaga con Pioli. Sapete che sarebbe successo? Che magari adesso 1-0 ci stava il Lecce. Ecco cosa sarebbe successo con Pioli. Partita sul 3-0, secondo tempo gestisci. Poi se prendi un gol, pazienza. Teo, Leao, 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 Hernandez, vabbè, ci ha riprovato. Però c'era Abram, dai, fa far gol Abram, cazzo. Questa, ragazzi, è la partita di FIFA. Non entra, non entra, non entra, non entra. Entra la prima volta, entra sempre. È la partita di FIFA questa. Spiccicata. E lo dico, il 27 settembre, con una squadra così, con un gioco che è mille volte superiore a quello dell'anno scorso, con un Inter che non può andare a 2000 all'ora come andava l'anno scorso, con un Napoli e una Juve che comunque sono delle insidie, quest'anno lo scudetto non lo devi vincere, ci devi puntare. Ci devi puntare. Poi lo vince qualcun altro, sti cazzi. Nero azzurro, chi non salta nero azzurro, Oltretutto San Siro salta. Va bene, io non ho onestamente niente da dirvi perché 3-0 alla fine del primo tempo. Ogni commento sarebbe momentaneamente futile, quindi va bene così. Ci vediamo nel secondo tempo. Ci siamo, abbiamo iniziato, ragazzi. Secondo tempo. Tanto faccio vedere che c'ho la cena pronta. Dobbiamo buttare giù un po' di calorie stasera, quindi questo secondo tempo che penso sia un pochino più rilassante del primo, posso dedicarmi
ad attività culinarie. Se il signore permette, giallo per Emerson. Perché? Motivo? Dai che li distruggiamo qui del Lecce. Poi dobbiamo distruggere la Fiorentina, poi dobbiamo distruggere Bologna, poi dobbiamo distruggere il Napoli. Insomma, è una cosa progressiva che piano piano va migliorata, ecco. Leao buono. Dall'Abram, poveraccio, cioè, lui si sacrifica così tanto. Non servono mai. È la terza volta stasera. Maldito morirà. Si torna al 4-2-3-1, via, capito? Entra Banda, quello che ci uccise l'anno scorso. Loftus. Ancora Loftus. Loftus. Leao. Per ma perché? Massima, vaffanculo, te la zolla, vai. Leao. Teo. Sgasa Teo Hernandez. Leao. Loftus Cic Leao fuori, ma anzi, Abram. Non riesce. Trova assistenza. Rebic. Megnam. Ho dovuto lanciare il boccone sul piatto per l'occasione di Rebic, capito? Sì, sto palesemente trasformando una live action di una partita di Serie A in una puntata di quattro ristoranti, però vabbè. Musa e Ciucuezze. Fuori Pulisic. Sì, esatto, uno l'ho azzeccato. Sapete che non ho l'audio in cuffia adesso, quindi sto sparando. E fuori Fofana, ragazzi. Che lettura. Oh, comunque, Emerson Royale sta migliorando un casino. Solito movimento per cercare il primo per Gaspar. Leao, il recupero di Banda. Senti, lo tiro fuori. Ramadani. Con parata esterna per Maignan. Grande Maignan. Passaggio sbagliato in orizzontale. Posizione decisa di Lotus Cic. Assecondato da Ciucuezze. Cross che al cross traversa. E Leao non è mai nella posizione giusta. Queste sono occasioni che andrebbero sfruttate. Però stasera sta 3-0. Quando io l'anno scorso vi dicevo che le partite come questa con le squadre medio-piccole sono quelle partite che vanno chiuse in mezz'ora, è proprio questo quello che dicevo. 4 minuti, 3 gol, fine della partita. Adesso ci stiamo solamente rilassando aspettando la fine. Questo è Ramadani sinistro, palo del Lecce. Vabbè, se non corriamo il rischio non siamo contenti. Praticamente Hernandez, mi volete dire che ha fatto gli stessi gol di Maldini? Cazzo, quel Milan lì aveva un attacco che onestamente gol dei difensori non è che servissero. Dentro Bartezeghi. Fuori Abram. No, perché fuori Abram, dai. Vabbè, ci servirà martedì. Ve l'ho detto che entrava Jovic, ve l'avevo detto. Jovic piuttosto che Okafor. E ci ho azzeccato un'altra volta. Ciucuezze e Loftus Cic. Era complicata. La prospettiva era golosa, ma per un secondo. Ramadani. Bartezaghi in scivolata su palla, ma poi signore, anche c'è un rosso. Cartellino rosso. Cartellino per Bartezaghi. Rosso. Arriva Leao da capitano a cercare di spiegare il movimento di Bartezaghi. Rosso. Oddio, beh, in effetti è da martello, c'è cioè, proprio. Questo da giallo io sono d'accordo tutta la vita, ma da rosso non è espulso un titolare, per carità, però cioè pazzesco. Io veramente, ragazzi, mi vergognerei di quello che ho visto. Onestamente mi vergognerei di quello che ho visto. Krstović palla dentro, Maignan, c'era un fuorigioco pazzesco. Banda, Loftus Cic. Sì, fiscalo domani, Luri da testa di cazzo. Leao. Leao, bravo. Madonna. Con tanta semplicità. Lo facessi tutte le volte. Leao. Ma perché calcio? Spinta di Falcone. Cioè, vedete perché io ce l'ho con lui. Saltato, attacco, centrocampo e difesa. Fatto il costo costa, è arrivato al limite dell'area. Jovic di qua, Ciucuezze di là. Ha voluto tirare per forza. Sono queste le cose che mi fanno incazzare di lui. Perché ora sul 3-0 sti cazzi. In fasi concitate, tipo derby sull'1-1, sti errori pesano. Gaspar. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Lecce. Che non si batterà.
finisce qui. Vince 3-0. Risolto tutto in 5 minuti. Morata, Teo e Capitan America fanno 3-0. Ci vediamo per Bayern Leverkusen Milan. Quella sarà una partita piuttosto rompicoglioni. E avremo modo di assaporarla. Avremo tutto martedì per farlo. Per quanto riguarda stasera, ragazzi, vi ringrazio. Like al video, iscrizione al canale. E possibilmente anche follow su TikTok, perché mi piacerebbe. Ecco, mettiamo, mi piacerebbe. Grazie ragazzi, alla prossima. Bacione.